preoccupati rispetto a quello che è la situazione del paese. Do alcuni dati che sono relativi al nostro territorio di Como. Solo sui primi 10 mesi di quest'anno, nel 2014, abbiamo più di 19 milioni di ore di cassa integrazione e sono coinvolti 9.000 lavoratori, i quali la maggior parte di loro è ancora in attesa del sussidio di cassa integrazione. A questi si aggiungono 37.000 pensionati che vivono con meno di 1.000 euro al mese. Il dato sulla disoccupazione a Como relativo al 31 dicembre del 2013 presenta 24.000 disoccupati. Credo che questi siano i soggetti che stanno vivendo una situazione di disperazione. La cronaca della settimana scorsa ha raccontato l'episodio di quel disoccupato che ha purtroppo deciso di togliersi la vita, non sopportando più il disagio di quella che era la disperazione. Siamo allarmati perché quello che sta accadendo nel paese, anche da parte del Premier, è quella di cercare sempre la divisione e lo scontro fra lavoratori pubblici e lavoratori dipendenti, fra anziani e giovani, e siamo fortemente preoccupati di questo comportamento. Si rischia veramente di avere una polveriera. Lo slogan che è stato coniato per questo sciopero è "così non va". Non è, come dice il Premier, uno sciopero politico, ma è uno sciopero contro le politiche economiche e contro gli interventi legislativi che non danno sicuramente nessuna soluzione rispetto a quella che è la disperazione di questa gente che vive grosse difficoltà quotidiane nel soddisfare i propri bisogni.